Per i diritti del malato. Volevo andare da Barone su questo Sì. perché ha sentito questa storia, penso che ne abbiate contezza anche voi, ma Sì. è mai possibile che una persona debba essere È assistita a mai pronto possibile. soccorso? Io volevo allacciarmi e ringraziare la signora Cantarini perché ha lanciato un bel messaggio, nel senso il diritto alla salute E alla dignità. e alla dignità assolutamente. E io ricordo che i colleghi sono presenti all'interno del pronto soccorso in condizioni di difficile locazione, nel senso hanno delle barriere a livello strutturale, ci sono dei malati ricoverati uno attaccato all'altro, si viola la privacy, si rischia a livello professionale di non adempiere a quello che è la Cioè nostra non si può mission e lavorare di quella che è meglio, la e nostra. anche voi, no? Assolutamente Immagino non sì, possiate. subiscono delle aggressioni perché comunque l'utenza giustamente Cioè gli non infermieri, i ricevendo, suoi colleghi? Beh certo, perché il non paziente poi se la ricevendo prende col primo che l'adeguata capita, è assistenza, ma logico, questa eh. è quella, poi la domanda che vorrei rivolgere a lui, cioè la politica del risparmio sulla qualità sta portando a tutto questo, cioè si sta risparmiando sulla qualità e di conseguenza è normale che si verifichino certe situazioni, perché dove non si arriva non si può dare una risposta. Santori, questo è il tema. Abbiamo 2 minuti, io li vorrei spendere con lei per una riflessione proprio di quello che può fare, come diceva giustamente Barone, la politica, gli investimenti. Siamo in tempi di crisi, d'accordo, ma insomma, se andiamo avanti così è la fine. Non c'è dubbio, la questione della sanità deve essere prioritaria, anche perché è il 75% del bilancio regionale, quindi noi dobbiamo dare un segnale diverso. I fondi, a mio avviso, ci sono, perché ci sono tantissimi di quegli sperperi all'interno della sanità regionale, sono sperperi dovuti alla disorganizzazione, ci sono anche sperperi dovuti alla forte corruzione che c'è nell'ambito della sanità, questo l'abbiamo denunciato in un documento presentato proprio sul Consiglio straordinario sulla sanità. Quindi, diceva bene Barone, diceva bene la signora Cantarini, non bisogna mai risparmiare sul diritto alla salute e quindi sulla qualità della fornitura dei servizi, perché il fatto che l'immondizia sia presente e il montacarichi non funziona, perché si è fatto un appalto con una ditta che non risponde a quelle che sono le esigenze. Allora, c'è qualcosa che non va nella gestione totale degli ospedali e della sanità. Lo stesso vale per il pronto soccorso. Nel momento in cui c'è un progetto, me ne parlava Barone, di spostamento di parte del pronto soccorso al primo piano della piastra centrale del San Camillo, e poi questo non è stato fatto per una serie di motivi, e quindi poi i pazienti si trovano accalcati. E l'abbiamo visto personalmente, sia al codice verde che al codice rosso, è una cosa vergognosa, cioè siamo entrati in qualità di sindacalista e in qualità di consigliere regionale dentro il pronto soccorso, abbiamo visto che cosa accade nel codice rosso, dove ci sono 3 o 4 persone in una postazione che dovrebbe essere dedicata a una sola persona, perché sono ci dovrebbe essere i casi più seri, sì, mettendo più a rischio l'operato, cioè la responsabilità di un infermiere all'interno del codice di un medico, perché non voglio sminuire nessuno certo, assolutamente, nel raggiungere il malato, perché ci sono delle barelle in mezzo, perché giustamente arriva, non c'è spazio, qui non passa, è altissima, la responsabilità è altissima e il rischio è altissimo. I colleghi lavorano quotidianamente con un tasso di rischio sulla propria pelle altissimo. Noi, in merito al blitz fatto alla maternità, abbiamo segnalato anche un'altra problematica che portiamo avanti da tanto tempo. La chiusura dei posti letto che ci hanno ridotto notevolmente la regione o a livello governativo ha portato tante volte a mettere dei letti in corridoio, battaglia che noi combattiamo da tanto tempo. Letto in corridoio vuol dire un paziente che comunque non ha un campanello, non ha una fonte di ossigeno, se ha bisogno non sa come chiamare. Di riflesso la responsabilità è di chi vive il reparto, certo, dell'infermiere che certo. Tutti i giorni è veramente sta una là follia. dentro. Allora, veramente i minuti corrono, mi dicono che c'è una telefonata velocissima, poi vorrei concludere con Fabrizio Santori. Pronto? 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 Buongiorno signora, prego. Buongiorno, senta, proprio velocissimo. 2 mesi fa mi è nato un bambino, a mia nuora,
aspetti, abbasso il televisore. Sì. È una cosa indecente. Io mi sono sempre domandata come mai nessuno ha parlato di questa cosa, delle scritte, ma scritte poi indecenti. Sua nuora ha partorito, signora, lì a San Camillo? Sì, mia nuora, due mesi fa. Quindi ha riscontrato comunque queste situazioni, abbiamo visto le immagini, no, con le scritte. Ma è per terra, davanti alla sala operatoria, è una cosa, cioè il terzo mondo, sotto la metropolitana non sarebbe questo, questo mi sono domandata come mai nessuno dice niente. Eh no, vede che invece qualcuno dice qualcosa, come vede sì, siamo qui a parlarne. Si era stupita del fatto che nessuno ne parlasse. Vorrei chiederle, signora, però, dal punto di vista medico, come è stata seguita sua nuora e il suo nipotino? No, come assistenza San Camillo non ha... cioè, ha due medaglie, nel senso che la polizia è una cosa indecente. Stai là dentro, ti assistono, poi ti partorisci e poi ti lasciano là, basta, finito. Quindi, insomma, però dal punto di vista medico è stata seguita bene, ecco, questo ci... Sì, dal punto è rinomato, insomma, a Roma, a San Camillo è importante, certo, che certo. Ci sono i barboni, ci sono i gatti, ci sono le scritte. È meglio entrare, andare a partire dentro una metropolitana che a San Camillo. Va bene, signora, io la ringrazio di questa utile testimonianza, quindi grazie, è stato bene prenderla anche se all'ultimo minuto. Santori, ha sintetizzato la signora la situazione. Assolutamente. Che fare? Su questo, che succederà? Su questo ci sono altri fondi, oltre ai 200.000 euro per le scale antincendio, che spero che possano essere fatte nel giro di 10 giorni. Si devono sbloccare questi soldi. Sbloccare dalla regione, quindi, insomma, già ho fatto una nota, speriamo, direttamente al presidente Zingaretti. Ora, il tema, ci sono altri fondi per la pulitura degli interi muri e io ho fatto una proposta aggiuntiva, mettiamo delle telecamere per evitare che tra un mese stiamo... Magari facciamo un bel registro, e no? Quindi, scriviamolo lì, una assolutamente, frase di un registro, anche perché poi... Si possono fare delle alternative. Sulla questione del pronto soccorso, invece, la proposta c'è, è quella dello spostamento al primo piano. Peraltro, noi presto andremo al Forlanini, ci sono tutti i padiglioni vuoti, è una struttura straordinaria, è un patrimonio per la città di Roma, ma non solo, per l'intera regione e la nazione, che è stata lasciata in uno stato di abbandono terribile. Quindi facciamo degli accordi con i privati, guadagniamo, tra virgolette, rispetto a questo tipo di sinergia e portiamo dei fondi all'interno della sanità per impiegarli realmente nei confronti dei cittadini. Ci sono tantissimi spazi, è possibile lavorare in questa direzione, nella qualità dell'assistenza, nella formazione, nella possibilità di dare più spazi ai cittadini. Cioè, il pronto soccorso, e noi ci andremo presto di notte al San Camillo, così ecco, come in altri, avvisate. Ora presto andremo anche in altri ospedali, già stiamo programmando gli altri interventi. Che cosa succede? Che noi non ci fermiamo qui, andiamo avanti, perché crediamo che fino a quando alcune questioni che sono fondamentali per la salute dei cittadini, stiamo parlando della vita della gente, bisogna portarle all'attenzione dell'opinione pubblica. Ha sentito risolte. La signora si stupiva di come nessuno ne parlasse, come avete visto invece qualcuno ne parla. Santori, so che lei è sempre a disposizione, no, dei cittadini, quindi se qualcuno ha delle segnalazioni la può contattare in regione tranquillamente. Basta, tramite la regione o il sito internet, e poi procediamo con gli interventi e non lasciamo cadere nulla. Quindi mi raccomando, se ci sono segnalazioni, oppure fatele anche tramite noi di Roma in diretta. Io saluto e ringrazio anche Stefano Barone, grazie per esserci venuto a trovare, speriamo di averla presto qui per tornare ad approfondire comunque anche le vostre problematiche di una categoria, cioè, che soffre in primis questa crisi, che però ha un ruolo tanto importante. Buon lavoro a entrambi, vi aspettiamo presto anche per i prossimi Blitz, Santori, quindi ci vediamo presto. Grazie. Vi scuso con Andrea Bozzi, al quale ho rubato qualche secondo, non ce ne vorrà, il tema meritava, vi lascio dunque a Ditelo a Roma 1, ci vediamo domani, Roma in diretta torna come sempre alle ore 13, arrivederci a tutti.